E 15:15, buon pomeriggio, ben ritrovati negli studi di TG 2000, nuovo appuntamento con l'informazione flash. Se la parrocchia è la casa di tutti nel quartiere, non un club esclusivo, mi raccomando, lasciate aperte porte e finestre, non vi limitate a prendere in considerazione solo chi frequenta o chi la pensa come voi. Lo ha detto oggi Papa Francesco parlando ai fedeli della diocesi di Roma, ricevuti in udienza in Vaticano nell'imminenza del sinodo diocesano che si aprirà a ottobre. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire con contratti a termine il lavoratore senza Green Pass. Il governo inizia a definire i dettagli del nuovo provvedimento che estende l'obbligo della certificazione verde a tutti i lavoratori. In Italia intanto ci sono ancora 3,4 milioni di over 50 senza neanche la prima dose di vaccino. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, da nord a sud aumentano i casi di studenti positivi e cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza. Al momento nel paese sono un centinaio le classi in DAD. Proprio per ridurre DAD e quarantene si pensa a microbolle per i ragazzi sul modello tedesco, ossia limitare l'isolamento e contatti strettissimi di chi viene colpito dal virus, ma non mancano le perplessità. A una settimana dal lancio, la raccolta firme per il referendum sulla cannabis raggiunge quota 500.000, la cifra richiesta dalla legge per avviare la consultazione popolare. Se la proposta adesso supererà il controllo della Corte di Cassazione e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, il voto potrebbe tenersi nella primavera del 2022. Morte sul lavoro a Campi Bisenzio, nella provincia di Firenze. Giuseppe Sino, 48 anni, sarebbe stato trascinato nei cilindri del macchinario a cui stava lavorando. È successo all'Alma Spa, industria specializzata nella produzione di moquette. Secondo la CGA di Mestre sono oltre 176.000 le imprese in Italia in sofferenza economica, tra queste una su tre si trova al sud. Si tratta di società segnalate come insolventi alla Banca d'Italia e che per questo non possono accedere ad alcun prestito, da qui il rischio di chiudere o di rivolgersi agli usurai. Irritazione della Francia per essere stata esclusa dal patto anticinese tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Parigi ha richiamato i propri ambasciatori di Washington e Canberra. Mai era successo prima. Per il governo francese la decisione di Biden e di Johnson di fornire agli australiani la tecnologia necessaria a fabbricare sottomarini nucleari è un colpo brutale. Bandiera a mezz'asta per 3 giorni in Algeria dopo la notizia del decesso dell'ex presidente Bouteflika, in carica dal 1999 al 2019, morto a 84 anni dalla sua caduta nell'aprile 2019 sotto la pressione dell'esercito e della strada. Bouteflika era rimasto rintanato in solitudine nella sua casa di cura a Zeralda. Era l'ultima notizia, l'informazione di TG2000 torna alle 18:30, più tardi.